Si è discusso della questione dell'etichettamento del condannato e della sua reintegrazione nella società nel corso dell'incontro organizzato all'Università Magna Grecia di Catanzaro dall'Associazione Studentesca Universitaria Eureka. I lavori sono stati incentrati su una vera e propria analisi sulla condizione del condannato. Mi fa molto piacere essere in un'aula universitaria dove appunto, soprattutto nella facoltà di giurisprudenza, perché i detenuti, i ragazzi sono a contatto dal punto di vista teorico con questi argomenti, per cui un approfondimento e sentire la voce di chi opera quotidianamente con questa realtà è sicuramente un modo per stimolarli a degli approfondimenti importanti, perché si fa molto in un carcere, molto poco esce, anzi diciamo che grazie alle iniziative che vengono fatte, alla riportarle poi da parte dei giornalisti sulla stampa, tutto sommato aiuta anche a creare quella rete che è fondamentale, perché l'amministrazione penitenziaria può impegnarsi al massimo, ma se c'è una rete esterna, sia nell'accogliere poi un detenuto nel momento delle dimissioni e sia nella fase detentiva proprio dell'esecuzione penale, nel collaborare con noi per offrire delle opportunità al detenuto per acquisire abilità, per acquisire diciamo un diploma, anche un titolo di studio, anche l'università, perché no, noi abbiamo infatti una convenzione con l'università, sia con la facoltà di sociologia che giurisprudenza, ecco, sono tutti elementi questi che servono per dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione.